Ciao ragazzi, allora oggi vi voglio parlare di una cosa che solo l'idea secondo me è troppo figa. È stata pensata veramente bene. Nella sua semplicità è una cosa bellissima. Quindi per farlo vi faccio vedere questo video. Beh, cioè, avete capito, un campionato internazionale di monopattini elettrici. Detta così sembra strana, ok? Ma immaginate le ripercussioni che potrebbe avere una cosa del genere. A parte, vabbè, il lanciare un settore importante che è quello del trasporto leggero, quindi di mezzi molto economici, estremamente elettrici, perché basano tutto sul loro motore elettrico, con una piccola batteria, quindi molto efficienti, dei mezzi che già utilizziamo, li vediamo usati nelle città. Ci sono le polemiche su chi li usa, in realtà già parte delle competizioni tra monopattini elettrici le vediamo un po' sulle strade, va bene, non è corretto, ci mancherebbe, ma quello che è il succo del discorso è che questi mezzi sono ultra versatili, estremamente efficienti, molto veloci e anche robusti. Bene, immaginate un campionato basato su questo, ma soprattutto andiamo ad analizzare quali sarebbero le peculiarità di un campionato di questo tipo. In primis, accessibilità. Cioè, immaginate di poter mettere in piedi una scuderia con i suoi bei monopattini e i suoi piloti, i costi per mettere insieme una scuderia di questo tipo sarebbero molto bassi. Coinvolgimento dal punto di vista anche del pubblico, è una gara che si organizza facilmente, non ci sono anche mezzi pesanti da spostare, è tutto molto compatto, quindi si può organizzare nelle città, si può un po' come la Formula E, ma con costi completamente diversi. Implementazione di tecnologie determinate proprio e focalizzate sul trasporto leggero, quindi non solo sui monopattini, quello che verrà sperimentato lì potrà essere portato ad esempio sulle biciclette o via dicendo, quindi tecnologia, quindi elettronica di controllo, motori, batterie e soprattutto poi anche si renderà sempre più sicuro il mezzo stesso. Perché come funziona, come succede nella Formula E e nella Formula 1, le sperimentazioni tecnologiche per la sicurezza a bordo dei veicoli che vengono usati per le gare, traslata sul monopattino, li renderà degli strumenti sicuramente più sicuri internamente oppure esternamente, quindi con tecnologie per proteggere il pilota piuttosto che per tecnologie che proteggano lo scooter stesso. Ed energia, consumi, un campionato di questo tipo ha dei consumi estremamente bassi. Veramente lo si può immaginare alimentato solo da energia rinnovabile, magari energia fotovoltaica che i mezzi elettrici che portano in giro le crew, i piloti e via dicendo accumulano. Quindi secondo me nella sostanza potrebbe avere un successo enorme. Già se si presenta in questo modo, comunque in un modo con questo bel render e anche un bel sito internet che vi invito a visitare, ovviamente questo potrà fare molto. E dunque io credo molto in questo campionato, che secondo me è una grande idea, lo approfondiremo sicuramente e chissà, magari metteremo anche noi una scuderia a bordo del campionato stesso. Grazie per la vostra attenzione, vi lascio sempre con sigla di chiusura, il video che abbiamo visto prima. Ciao!